Mi sente? Volevo chiederle, a quali autori si è ispirata per scrivere questo libro? Autori, hai detto? A quali autori, sì. E poi volevo fare una domanda sulla sua carriera, se potevo farla. Certo. Ma guarda, in realtà io ho la brutta abitudine di leggere tantissimi americani tradotti, quindi neanche a dire che leggo veramente la lingua pulita, precisa. Quindi io leggo in italiano tradotto dall'americano, tantissimo King, e ho avuto un colpo di fulmine per X, la maledizione, purtroppo ho letto da pochissimi in Italia, tra l'altro lui ha fatto Eco, una Mark, non mi ricordo il cognome, perdonatemi, però X, la maledizione lo trovate, ha fatto un secondo libro che dalle recensioni in giro per il mondo è un capolavoro, hanno comprato, adesso c'è una serie in produzione su questo secondo libro, sempre horror distopico. E in Italia non lo compra nessuna casa editrice, non lo traducono, per me è una di quelle cose che dici, ma come cazzo state? Scusa, no, come cavolo state? Grazie. E quindi tutte queste, insomma, questo genere qua. Poi voglio chiedere l'ultima cosa, dall'impressione che ho, no, guardando le sue trasmissioni e tutto quanto, lei mi sembra una persona un po' autoironica, nonostante in questo libro... Non ho capito... Diciamo, lei mi sembra una persona un po' autoironica, ironica in generale. Io ho cominciato a leggerlo questo libro, non ho finito di leggere, però mi sembra che mostra un lato realista e allo stesso tempo pessimista. In generale, però, nella sua carriera che spazia tra scrittura, scrivendo libri e tra la radio e la televisione, come riesce, diciamo, a coniugare questi suoi progetti di vita? Come riesce a, diciamo, a coniugare questo suo lato autoironico della sua personalità col lato oscuro? Io piango nella doccia ascoltando Max Pezzali. È vero. Perché poi non è che a nessuno interessa in radio, in televisione, se mi va male un periodo, cioè io radio e televisione, insomma, vale, cioè, comunque dai, no? Devi intrattenere, cioè, hai un tono. Poi, quando sei da sola, vuoi morire. La ringrazio. Prego.